È dotata di connessione internet e di rilevatore GPS e può fare tutto quello che di solito è richiesto in sede: iscrizioni, prestiti, prenotazioni. La sua particolarità è quella di essere ambulante, di avere un colore sgargiante, ma soprattutto di viaggiare su tre ruote. È là per andaggio di Concesio, prima esperienza di biblioteca itinerante in provincia di Brescia, inaugurata al termine di un intero pomeriggio dedicato a bambini e famiglie. Questa è un'idea davvero originale, che vuole portare i libri e quindi la cultura in giro per il paese, nei luoghi più imprevisti, più imprevedibili e con simpatia, perché davvero abbiamo l'ambizione di avvicinare alla lettura una fetta ancora più importante della popolazione, quella che magari a volte non si riesce ad arrivare. 7.000 euro il costo del nuovo allestimento dell'Ape Piaggio, che fu dell'ufficio tecnico del comune. La spesa è stata sostenuta al 50% dall'amministrazione comunale e da un finanziamento della regione Lombardia. Allestita con 120 libri, l'Ape Randagia porta nel suo cassone anche CD, DVD e giochi in scatola. Come la potranno incontrare i cittadini, per caso o avrà dei luoghi? Intanto lavorerà con le scuole, sarà presente al mercato, sarà presente in alcune frazioni, inoltre anche, soprattutto in primavera e estate, nei parchi, perché l'idea è quella di fare sia animazione alla lettura che dei laboratori, quindi quelli saranno anche i luoghi privilegiati per poter fare promozione alla lettura. Poi il calendario si potrà modificare e andare incontro anche alle esigenze di altri cittadini, associazioni.